Proprio ieri pomeriggio in aula abbiamo ricordato una grande donna, Margherita Hack. A lei, nota anche per l'impegno speso in difesa degli esseri senzienti, mi sento di dedicare il lavoro che tutti insieme abbiamo portato avanti in Commissione 14ª per porre limiti più stringenti alla vivisezione. Potremmo inoltre dire oggi che, approvando la legge di delegazione europea 587, così come integrata in commissione dall'emendamento del relatore 9.0.11 testo 2, stiamo agendo nello spirito della massima di Gandhi, secondo la quale la civiltà di un paese si misura dal modo in cui tratta gli animali. D'altro canto, il nostro Paese, sottoscrivendo il Trattato di Lisbona, ne ha anche recepito l'articolo 13, che reca nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Come ricordava anche il professor Picozza dell'Università di Roma, il principio del benessere degli animali costituisce dunque un principio generale del diritto comunitario in quanto inserito nel titolo secondo del Trattato, disposizione di applicazione generale, al pari ad esempio di quello della tutela ambientale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Così si pone in linea gerarchica sovraordinata per quanto riguarda le politiche comunitarie, ivi incluse quelle del mercato interno e in particolare della libera circolazione delle merci, come pure in materia di ravvicinamento o armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali in materia di ricerca, sviluppo e ambiente. Ciò comporta in linea di principio che le singole politiche sovraconsiderate e anche quelle espressamente ricordate nell'attuale articolo 12 devono operare un bilanciamento di valori come gli altri interessi considerati delle politiche stesse, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Intervenendo dunque in merito all'articolo 12 dell'atto ora in esame, voglio confermare la nostra massima attenzione sui temi che riguardano la sperimentazione animale, sui quali peraltro abbiamo realizzato in Commissione importanti passi avanti, sia con l'approvazione a larga maggioranza dell'emendamento 9.0.11 testo 2, sia con i pareri positivi del Ministero della Salute e del Ministro degli Affari Europei, che mi sento di ringraziare per l'importante impegno speso. Credo sia opportuno ricordare che le ragioni scientifiche dell'utilizzo degli animali in ambito sperimentale sono per molti oggetto di critica. L'efficacia di questa pratica è messa in discussione a partire dalle differenze genetiche esistenti tra individui che non appartengono alla stessa specie. Proprio queste diversità infatti impediscono di estendere con naturalezza e conseguenzialità i risultati ottenuti su una particolare specie a quella umana. A puro titolo d'esempio voglio citare alcuni dati. Il 92% dei farmaci che hanno superato le prove sugli animali viene scartato con le prove cliniche sull'uomo. La percentuale di predittività dei test sugli animali per l'uomo è solo del 37-50%. Il 43% dei risultati ottenuti su topi discorda da quelli ottenuti su una specie assai simile a quella dei ratti. Questi numeri potrebbero essere sufficienti a testimoniare quanto la sperimentazione scientifica sugli animali possa essere inutile e fuorviante nei propri risultati, disincentivare tale pratica a favore dei metodi alternativi che non vedono l'impegno di animali è prima di tutto quindi un dovere che trova la sua ragione anche nella tutela della salute umana. Al problema della validità scientifica e dei suoi metodi si affianca la questione etica che viene troppo spesso nascosta e che non può essere ignorata. La ricerca della conoscenza non è lo scopo che permette di giustificare qualunque azione, anche essa deve essere sottoposta alle ragioni etiche, libera dalla discriminazione arbitraria che permette a chi detiene il potere di dominare i più deboli. È interesse comune, ho quasi finito, dunque che l'Italia debba farsi protagonista di un cambio di marcia, che ci si possa quindi orientare verso una più ampia diffusione dei metodi sostitutivi e che si recepisca la pressante domanda dell'opinione pubblica che chiede maggiori tutele.
sensibile per gli animali. È certamente importante sottolineare che una recente ricerca dell'Istituto Lispes ha rivelato che ben l'86% degli italiani è contrario alla sperimentazione animale in qualunque forma essa condotta, così come credo sia importante ricordare a tutt'oggi che tale pratica in Italia coinvolge 1 milione di animali l'anno. Avrei altre cose da aggiungere, ma i tempi sono finiti e credo che il mio l'autorizzo spirito sia già... L'intervento la ringrazio. Scritto, grazie, senatrice. Allora, ha chiesto di parlare...